ma forte che muoveva il camper. Ho detto ma forte che era il vento, muoveva il camper. Buongiorno amici, che vento, mannaggia. Siamo ci stiamo dirigendo verso questo, che cos'è? Un vecchio accampamento romano, si chiama Castrum Romano. Dovremmo avere anche la guida per visitare questo luogo. Vediamo. Bene, pare che siamo arrivati alla nostra destinazione. Vediamo. E quindi? Bene, eccoci qua. Stiamo andando a visitare questo Castrum Romano. Questi erano presumibilmente i resti di una cava romana, fuori utilizzata nel Medioevo. Allora, invece questo si tratta, questo è ricostruito una fortezza del primo e secondo secolo d.C. Il periodo della storia romana che noi conosciamo attraverso per due motivi. Uno perché era stata smilitarizzata con l'occupazione romana, e poi le zone calde erano dall'altezza di Monte San. Gente pagata per fare la guerra, venivano pagati, ben nutriti, curati e via dicendo. Di conseguenza dovevano vivere con tutti. I romani erano dei grandi copioni, erano i cinesi, i giapponesi dell'antichità e copiavano tutto ciò che tornava utile dalle popolazioni che conquistavano, non erano degli stupidi. E dai greci hanno imparato una marea di cose, fra l'altro molto dell'apparato militare, poi l'hanno perfezionato, loro copiavano e perfezionavano. La parola catapulta, dal greco xata felta, significa sfondare lo scudo. Xata sfondare, pelta erano gli scudi greci, infatti si chiamavano peltasti i soldati. Aveva questa capacità appunto di sfondare, di spaccare gli scudi. Allora, sono macchine a torsione, funzionano tramite la torsione di queste corde, non sono come l'arco, che l'arco invece è la torsione delle fibre della balestra in legno, del pezzo di legno. Qui sono separati uno dall'altro. La potenza aumenta se io attorciglio ancora di più le corde, quindi qua non c'è bisogno di caricare ogni volta la macchina, viene caricata una volta. Io l'ho caricata nel 2011 forse, non l'ho più toccata, giusto gli faccio della manutenzione. E poi veniva caricata armata tramite questo. Ma poi come gittata massima cosa? Allora, si parla anche di 300 metri, facciamo che siamo sui 200. Questo qua però, siccome io lo uso con le scuole, adesso stiamo già iniziando con le scuole, quindi è molto pericoloso, giusto? L'ho caricato per colpire questo scudo. Altrimenti una volta abbiamo provato e arriva a quei cipressi laggiù. Poi dipende da come viene costruito, perché c'erano tanti metodi, c'è un calcolo matematico che io non lo so, questo me l'ha fatto un mio collega di Cagliari. C'è tutto un calcolo matematico del rapporto tra la larghezza di queste, l'altezza delle corde e la lunghezza di questo braccio. Ah beh, certo, insomma, io non lo so, lì mi blocco. E quindi poi c'erano quelle in ferro, non ci fossero le corde, perché non è mai stato trovato i resti, a parte la struttura. Alcuni pensano che ci fossero corde, alcuni pensano che ci fossero delle molle in ferro. Quindi avevano una potenza devastante. Tra l'altro erano segreto militare, erano armi segrete, non lo so, probabilmente pochi dell'esercito sapevano come venivano. Allora, faccia una cosa signora, si metta, perché le spiego, questo lo mettevano per evitare che se si spezzasse questo, tornava, no, va bene anche là, tornava indietro e decapitava qualcuno. Perché è successo? Invece magari si mette qua, non succede, ma si mette qua, okay. È più tranquillo, sì. Perché sono soggetti a una grossa frazione. Io comunque non l'ho mai caricato tanto proprio per quel motivo, perché usandolo tutti i giorni non si sa mai. Adesso, giusto per farvi vedere com'è il funzionamento, cerco di colpire lo scudo. Vado.
L'ha preso? Preso. Ha preso il pezzo di ferro ed è caduto. Comunque da questa distanza riesce a... se prende una persona la ferisce, le può fare veramente male. Del centurione, e soprattutto perché i soldati lo riconoscevano in battaglia. Cibernie. E ci vivevano i contubernali, cioè i soldati, una squadra di otto soldati. Questi edifici erano divisi in due stanze, dove siamo noi si chiama Arma e poi la zona notte si chiama Papilio. Soldato qua vicino e dovevo fare i miei bisogni, mi arrivavo qua, arrivavo qua e facevo i miei bisogni senza nessun problema. Il funzionamento era, allora, qui sotto di me passavano le acque sporche, qui davanti invece passavano le acque pulite, perché io avevo, ogni soldato aveva la propria spugna, la metteva qua e attraverso questo foro si faceva il video e poi se lo sciacquava e se ne andava via. Quindi era un, come nell'illustrazione, era un luogo d'incontro anche, dove loro venivano, chiacchieravano e passavano quel quarto d'ora di tempo libero come facevamo noi a scuola, che si riparava. Guarda la maglia, Senta il peso. Sono circa 8 kg. Hanno istituito la figura, è stato Giulio Cesare che istituì la figura del medicus nell'esercito, perché spunta e veniva estratta in maniera tale che queste alette, queste punte, non lacerassero l'interno della. Che dire, abbiamo visto veramente una cosa eccezionale, molto bello, interessante, molto bella e inaspettata, perché non ne sapevamo dell'esistenza e abbiamo scoperto. Sta facendo una ricostruzione di un villaggio post-nuragico, delle popolazioni post-nuragiche, comunque sempre in periodo romano. Abbiamo visto veramente una cosa eccezionale, una bella ricostruzione di un periodo storico incredibile per la Sardegna, da vedere, Castrum Romano. Adesso andiamo al Monte d'Accoppi. Ed eccoci qua. Siamo in attesa di fare i biglietti per la visita di questo Monte d'Accoppi. Allora, questo è un monumento unico del bacino del Mediterraneo, della civiltà pre-nuragica addirittura. C'è una relazione solo
diciamo di somiglianza con i ziggurat mesopotamici, ma questo è l'unico esistente al mondo in pietra. E ora lascio solo spazio alla musica. Allora, nonostante il tempo lievemente ventoso, noi ce la tentiamo lo stesso. Vediamo cosa riusciamo a vedere e a farvi vedere. Niente, stiamo cercando queste... Cos'è che stiamo cercando? Domu de Janas Sincantu. Ah, ecco. Sincantu. Stradina sterrata, vediamo dove ci porta.